Zio Sveriti, da 3-4 anni se ne parla, girato il mondo. Dopo muovetevi Action e parlatene. Non le cantate mattina e sera, dal 1600 fino al 2010, manicomi, nosocomi, cliniche farmaceutiche. I morti, le guerre, il razzismo, eccetera. Chi c'era anche in Italia, sapete, hanno fatto, come nel mondo più o meno, la seconda guerra mondiale, la liberazione il 25, anche in America o Europa, anche in Italia, prima o dopo, il 25 aprile, sapete, hanno fatto la liberazione, no? La manifestazione il 60, quanti anni? 60 anni e più, 70, la seconda guerra mondiale, ignoranti come i dottori secoli adesso hanno detto contadini, chi c'era in mezzo ai lager, Hitler, psichiatri, neurologi, ignoranti, tedeschi, europei e non, poi al processo di Norimberga li hanno fatti scappare, solo l'America e non America si sputanavano, c'è i filmati, ignoranti, i bambini, gli ebrei italiani, rumeni, bianchi, gialli e neri, vi ricordate le operazioni, experiment, i gemelli aperti in due, ignoranti, lo dicevano i nonni a noi, qualcuno analfabeto lo diceva, i dottori, dice, ma questa è filosofia nel 3000, non le cazzate mattina e sera buone e cattive, è 30 anni che non studio, conosco dei consiglieri, voi, ricchi e poveri, non c'ho lavoro, sono su dei libri perché io giro da anni l'Italia, nelle città, con della gente, sono un cittadino, è la normalità, non devo andare a ballare, per denunciare delle cose attuali sui giornali ogni giorno, è vero che non sempre, ma se ne parla ogni tanto, i bravi cittadini ignoranti, eccetera. Poi ci manca i cretinetti qua, guardate, no? Che tutte le volte che passa prendete il culo, no? Ma se no sei intelligente, non è vero? Il fenomeno. Lì qua in mezzo, il suo amico con la birra lì qua, deve essere calabrese, degli amici, è un fenomeno, boh, bravo, è che se lo becca della gente lo menano, ripeto, conosco campioni di box anche calabresi, bolognesi, marocchini, se lo vedono, magari se lo beccano li fanno un mazzo così, non è per me, è perché parliamo di cose serie, morti, o studi in mezzo, è lo stesso ignorante, ma lo stesso, a posto così, mi conosce mezzo Italia, frega un cazzo, scusate i bambini. E che parliamo di morti, il bello è che al suo paese, ma anche a Bologna, hanno indagato mesi e giorni fa, tra cui i 20 scomparsi, se lo beccano lo accoppano, e nella clinica, vi ricordo.